Buongiorno. Magna gli occhi cagli, tamarti, magna. Dunque, il primo video che vedete è una delle tantissime volte che questo soggetto utilizza i cani, diciamo, per spaventare la gente. Ma a parte gli insulti e avvicinarsi con il cane, dovrebbe stare, tra l'altro, dovrebbe stare a 200 metri di distanza dal sottoscritto. Questo utilizza i cani sia perché li porta con una catena e poi la catena la stacca e la utilizza per colpire le persone, come nell'ultimo episodio che abbiamo riportato, che poi anche lì c'è la denuncia, è stato preso a manettato, portato a Venezia, processato per violentissima e ne hanno lasciato ancora a piede libero. Ma il fatto eclatante ultimo è stato lunedì scorso, quando ha aggredito praticamente in pieno centro una famiglia che era al bar, un bar centrale, mi riferiscono che sono volate le sedie, e questa persona, questo padre di famiglia, era con la moglie e tre bambini piccoli, di cui uno che non avrà 10 anni, avrà 8 anni forse, un altro 4-5 anni e l'altro un neonato di 10 giorni, un neonato di 10 giorni. E questo continua a fare tutto quello che fa, ha almeno 3 processi in corso a Venezia, non solo con sottoscritto ma anche con altri, ci sono tutta una serie di denunce. Questa ultima che è successa lunedì scorso, il padre di famiglia è andato a formalizzare diciamo una denuncia ai carabinieri, l'ennesima denuncia, ma onestamente ci si chiede, ma ha senso continuare a denunciare questo individuo che è pericoloso, che è senza il minimo scrupolo? Attaccare le persone con i figli, attaccare le persone con i propri figli vicini, è una persona veramente... Qualcuno dice che viene da una brava famiglia, se queste sono le brave famiglie, vabbè, insomma. Ecco, questo è tutto, niente, questo è l'aggiornamento e vedremo il prossimo ancora. Certo, ce ne sono tante altre situazioni a Chioggia di persone che per motivi non si capisce bene perché, o meglio, si capisce bene perché hanno certe reazioni così fuori sopra delle righe. Il problema è sempre quello. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.